Oggi ci troviamo qui nella nostra casa di Nole, che abbiamo ristrutturato con tanti anni di lavori e di sacrifici per creare una struttura per i ragazzi disabili. Stiamo lavorando con le istituzioni per avere accreditamenti con la regione, CISE e ASL. Al secondo piano ci verrà un gruppo appartamento per 6 persone. E oggi siamo qui perché dobbiamo fare una inaugurazione dell'arredamento che ci è stato donato da 5 Rotary, che sono il Rotary Cornier Canavese, il Rotary Cirievali di Lanzo, il Rotary Ivrea di Aosta e di Courmayeur Valdigna. E oggi scopriamo 2 targhe che sono per di ricordo dei Rotary e poi per ricordare tutte le persone che hanno fatto delle donazioni per la ristrutturazione della nostra casa. Dobbiamo ringraziare il distretto 2031, il Club Cornier Canavese, il Club Cirievali di Lanzo, il Club di Ivrea, il Club di Aosta e il Club Courmayeur Valdigna. E oggi rappresentati qui dal Club Cornier Canavese, dal presidente del momento, quando abbiamo fatto il nostro service, Giuseppe Bianchetta, Carlo Frigerio e Giuseppe Mussetta. Noi sappiamo anche che comunque, oltre che come club, hanno partecipato anche dei privati a fare delle donazioni e di questo ne siamo molto, molto grati. Vi leggo uno scritto che ci ha fatto Giancarlo, purtroppo, come vi ho detto, Giancarlo è positivo al Covid, è a Rimini e non è potuto rientrare. Ringrazio di cuore i presenti per la partecipazione a questo incontro molto importante. Soprattutto ringrazio i componenti dei singoli club del Rotary che con la loro magnanime generosità hanno convenuto in modo solerte a donarci l'arredamento di questa meravigliosa struttura che vedete. Luogo dove abiterà un gruppo di persone con disabilità. Finalmente, dopo grandi sforzi, siamo arrivati alla fine del primo capitolo di questo progetto. Adesso abbiamo davanti a noi la realizzazione di un gruppo appartamento per i nostri ragazzi. Siamo pronti e determinati, come sempre, a chiedere le credenziali alle istituzioni di competenza per il completamento di questo sospirato progetto. Era il 15 ottobre del 2011, il giorno in cui abbiamo posato la prima pietra. Ricordo che era un giorno d'autunno, radioso e pieno di speranze. Io e mia moglie eravamo orgogliosi, di due inizi, e lei fino alla fine ha nutrito il desiderio di continuare questo progetto. Marisa credeva molto in questo. Desiderava con tutte le sue forze tracciare un futuro concreto agli amici disabili dell'Associazione Volareale. Fino alla fine è stata promotrice costante a portare avanti l'idea di che il disabile possa condurre, in qualsiasi situazione, una esistenza soddisfacente, mettendo l'accento sull'autonomia della persona. Non era un pensiero teorico, niente affatto. La nostra riunione, durata 42 anni, è la dimostrazione inequivocabile che, malgrado le forti deficienze fisiche, abbiamo potuto condurre un'esistenza brillante. Su questi principi abbiamo investito le nostre forze, a fianco ai genitori e ai loro figli, per realizzare questa casa che da laboratorio di falegnameria, dove si lavorava il legno, ora diventerà un laboratorio di vita, dove si lavorerà per la vita delle persone. Permettetemi di esprimere un concetto che mi è stato sempre caro, che questo luogo non è nato per far vivere i ragazzi, bensì dare loro la possibilità di esistere. Esistere vuol dire dare nelle loro mani la propria vita fatta di ostacoli, di potenzialità e di speranze. Questo l'ho imparato sognando e non smetterò. Grazie a tutti, Giancarlo Ferrari. Si parlava del progetto integrato, che è un progetto guidato dal CISA, dalla cooperativa Coesa, ed è proprio una palestra di autonomia, quindi si insegna ai ragazzi a aumentare le loro capacità e le loro competenze per poter vivere nel modo più autonomo possibile, ovviamente pensando all'autonomia in tutte le sue sfaccettature. E io sono molto breve, sono molto contenta sia di essere qua oggi ma anche proprio di partecipare a questo progetto, perché capita sempre più raramente nel lavoro educativo di poter partecipare a un fondo. Una delle cose più belle che ci può capitare, coniugare il lavoro a un forte desiderio, un forte sogno. Quindi
con tutte le difficoltà di questi tempi e dei parenti di metterci tutti insieme, questa è una possibilità di coprogettazione grande, quindi noi siamo molto contenti che la scelta sia tutta sicura e ci impegniamo per riuscire a conseguire questo sogno. Visto gli anni ci vogliono per le cose buone, ci vuole tempo, quindi è stato il tempo giusto per costruire questa bellissima struttura e vita in modo migliore possibile. Grazie. No,